Buongiorno a tutti, dalle Mine News sono in compagnia del professor Paolo Manzoni, lo storico di Almenno, perché si celebra la tradizione ormai da anni della Madonna Candelora proprio nella nostra chiesa denominata Madonna del Castello. Do la parola a Paolo Manzoni. Allora, per spiegare questa particolarità bisogna partire da un chiarimento, che cioè il complesso, diciamo così, monumentale della Madonna del Castello è costituita da tre edifici. C'è una chiesa più antica, che è quella che sta dove adesso c'è la cripta, che è di origine longobarda ed era una cappella palatina, cioè una chiesa a servizio del palazzo dei re longobardi che saltuariamente venivano ad Almenno perché qui avevano il loro palazzo e quindi cappella del palazzo, cappella palatina, ed era dedicata al Salvatore. Successivamente, è stato costruito il castello e quindi è stato alzato lo spalto, è successo che questa chiesa longobarda è rimasta in gran parte interrata. E allora sopra la chiesa longobarda è stata costruita una seconda chiesa, che è quella che noi chiamiamo la Pieve di San Salvatore e che è degli inizi del X secolo, una delle chiese più antiche della diocesi di Bergamo. La prima chiesa era dedicata al Salvatore, quindi quella longobarda. Questa era dedicata a Santa Maria e a San Salvatore. Santa Maria quindi alla Madonna, e è in questo periodo che dovrebbe nascere la tradizione, la devozione particolare che la Madonna della Candelora, cioè della purificazione, riferita appunto all'episodio in cui Gesù viene portato al Tempio. E allora ecco che per accompagnare questo avvenimento la Chiesa ha introdotto la processione con le candele, quindi la Madonna Candelora. Questa tradizione molto antica non è da confondere con l'altra Madonna che si trovava sulla facciata della Pieve e che è la Madonna del Castello. Che è quella del miracolo e che stava su uno dei pilastri dell'ingresso della Pieve. Quindi sono due cose differenti e anche le date in cui si festeggiano queste due ricorrenze sono diverse. La Madonna Candelora il 2 febbraio, mentre l'apparizione, diciamo così, che poi non è un'apparizione, perché siccome la facciata della Pieve stava per crollare, hanno addossato contro il pilastro dove c'era l'immagine della Madonna un contrafforte, un muro per sostenerlo, e hanno trovato questo muro respinto di 1,5 metri, perché sul muro ci stava dipinto quella Madonna, che la Madonna del Castello, diciamo così, l'immagine miracolosa. Quindi la Madonna non voleva che la sua immagine fosse nascosta da questo muro appoggiato lì contro. Quindi questo è successo il 26 di aprile di un anno della fine del 1400, non c'è la data precisa, capito? La tradizione parla del 1506, ma ho trovato dei documenti in cui già alcuni anni prima si parla della fabbrica della cappella della Madonna, che poi quella chiesa esatto, quindi prima è stata una cappella, cioè un'aggiunta breve che non era grande come la chiesa attuale, per devozione al miracolo, esatto, per devozione, e poi a poco alla volta si è allungata diventando il santuario della Madonna del Castello, che abbiamo poi questa immagine del miracolo nel bellissimo tempietto che noi vediamo. Esatto, questa è, ecco. Quindi sono due cose diverse. Quindi la Madonna Candelora è riferita alla chiesa antica, la Madonna del Castello è riferita alla chiesa Madonna del miracolo. Vi ringrazio per questa spiegazione e grazie al professor Manzoni. Grazie a voi.